Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in un nuovo episodio di Moda con Red. Moda con Red, inerente ovviamente al mondo del software. Di cosa parliamo oggi? Di un paio di pantaloni devastanti. Stiamo parlando dei Rider MK4 Claw Gear, Invader Gear, Templar Gear, Claw Gear, la trinità dei gear. Sono pantaloni veramente fenomenali, offrono una quantità di features devastanti, ma ve li faccio vedere tra poco dopo la sigla. Con questa ripresa alla Ricoh Software possiamo partire con la recensione. Partiamo parlando dei materiali di questi stupendi pantaloni. Il 50% è cotton, quindi cotone, l'altro 50% è poliamide. Cos'è il poliamide? Questo. Il cotone di cui sono fatti è anche antistrappo, c'è un termine inglese che non dirò per non imbarazzarmi. Oltre a dei materiali incredibili, questi pantaloni hanno un'altra feature che io adoro, non per importanza, ovvero la presenza di 850 miliardi di milioni di tasche. Sono letteralmente cosparsi di tasche e se giocate a software da tanto quanto me potrete apprezzare a pieno questa feature, a meno che poi vi dimentichiate la roba all'interno delle tasche e li mettiate in lavatrice. Un'altra feature molto importante sono le regolazioni. Con regolazioni intendo in particolare non solo ovviamente la zip, il bottone, tra l'altro fighissimo, e ovviamente gli strap sul davanti, ma le regolazioni presenti su tutto il pantalone. Partendo da qui le troviamo sui fianchi, in modo tale da poter andare ad adattare la taglia perfettamente al vostro bacino. A metà della gamba, in modo tale da poter andare a stringere il pantalone giusto sotto il ginocchio. Questo vi permette di evitare di avere la parte laterale del pantalone svolazzante e far sì che questa si vada a incagnare o attaccare a qualcosa e che poi i pantaloni si strappino. Che cos'era tra l'altro? Suoni di Clash of Clans a parte, e poi ne troviamo un'ultima qui in fondo, anche se non è propriamente l'ultimo, ovvero giusto sotto o sopra, dipende quanto vi calza il pantalone, la caviglia, che potete andare anche a utilizzare per regolarlo e attaccarlo intorno allo stivale. All'interno delle tasche e in un altro punto del pantalone più in basso potete andare anche a regolare la lunghezza della gamba del pantalone sostanzialmente. E sono sincero, sono presenti letteralmente 2000 taglie, in modo tale che prendiate il pantalone perfetto per voi, che si adatta perfettamente, non esistono quindi le mezze misure o come nei pantaloni Invader Gear la L, la M e la S. Potete quindi andare a regolare perfettamente l'altezza, anche perché questo è essenziale per adattare, far sì che le imbottiture delle ginocchiere vadano al loro posto, non siano né troppo in basso né troppo in alto. A proposito delle ginocchiere, troviamo la possibilità di andare a inserire 200 tipi di ginocchiere diverse a seconda della nostra necessità. Non le fornisce direttamente Claw Gear perché non sono in confezione, si possono acquistare sia da Claw Gear che da altre compagnie, insomma, andarle a mettere. La cosa figa è che a seconda del brand di ginocchiera che decidete di scegliere si possono poi andare a mettere esterne, interne, entrambi, eccetera eccetera. Un'altra cosa che mi è piaciuta, a differenza della maggior parte dei pantaloni da Sofitel, è che non troviamo le ginocchiere già messe qui, ma possiamo semplicemente andare a decidere noi dove metterle. Se per esempio tendiamo ad abbassarci e inginocchiarci sempre con la gamba destra, possiamo metterle esclusivamente sulla gamba destra e tenere la sinistra libera, e ovviamente viceversa. Parlando un attimino più approfonditamente delle tasche, ho un paio di cose da dirvi. Principalmente tutte le tasche sono state rinforzate e sono state veramente ben fatte e ben curate, in modo tale che soprattutto queste, che sono quelle che più facilmente, se me le mettessi a fuoco sarei più contento, possono andarsi a rompere, sono state rinforzate con un pezzo di tessuto extra, perché questa è la parte che più facilmente si può andare a rompere. Sono spaziose, larghe, anche quando le avete indosso inserire la mano, soprattutto in queste qui frontali, è molto semplice. È presente ovviamente un bellissimo gancino per attacco con il moschettone, in modo tale che se vogliamo metterci le chiavi o quello che ci pare possiamo attaccare qui e ci sta direttamente in tasca senza problemi. E prima di andare più in basso e parlare delle altre tasche, parlo di un'altra cosa molto importante. I passanti sono belli larghi, questo perché è stato... Questi pantaloni sono stati pensati per avere già incluso, quindi per avere già la possibilità di mettere il cinturone sopra. Quindi la facilità con cui potete andare ad abbinare cinturone e pantaloni è ottima, perché se avete mai provato, se mettete dei jeans con sotto una cintura, far sì che il cinturone poi dopo stia sopra la linea dove avete la cintura sotto è un bel casino. Questi invece sono stati pensati apposta. Sono fatti apposta soprattutto perché troviamo una parte imbottita qui all'interno, in modo tale che anche andando a tirare fissandoci il cinturone addosso, se questo è un pochino duro, non ci si vada a fare del male. Quindi veramente una bella pensata e una bella costruzione.
Tra l'altro, grazie a questa parte di tessuto rinforzato, è perfetta per attaccare la clip del coltello in modo tale da poterlo tenere qui, quelli dico a scatto che abbiamo tutti quanti, in modo tale che non ci sfugga e non vada neanche a rovinare il tessuto. Nella parte posteriore troviamo delle tasche per il portafoglio, che vi sconsiglio di utilizzare per tenerci ovviamente il portafoglio veramente ben fatte. Abbiamo questa piccola fettuccina che va a coprire poi dopo la zip, le possiamo andare ad aprire, ci possiamo mettere dentro sostanzialmente quello che vogliamo. A differenza degli Invader Gear, questa tasca non è profondissima, quindi non va fino sotto il culo, è abbastanza piccolina, sostanzialmente arriva fino a qui e ci permette di metterci dentro le cose e lasciarle lì senza che vadano poi a interferire con la tasca un pochino più sotto. Per quelli di voi che si stanno chiedendo a che cosa serve questo bellissimo anellino di tessuto giusto sotto la linea della cintura, serve ad attaccare la cinghia per i veicoli, quelli che vedete normalmente ai Navy Seals. Tra l'altro ve ne lascio una in descrizione nel caso siate interessati a comprarle, perché non è facile trovarle. Attaccate una delle parti qui, l'altra ovviamente è attaccata sul davanti, vi potete andare ad attaccare e mettere in sicurezza quando vi attaccate ai veicoli. Passando alla grande tasca, che la chiamo così principalmente perché è veramente una tasca enorme che offre una serie di super vantaggi. È la grande tasca perché al suo interno offre tre tasche diverse. La prima delle tre tasche di cui è composta la grande tasca, ho detto tasca un tascone di volte, è questa, ovvero questo piccolo vano qui che ci permette di mettervi all'interno un caricatore. Non serve quindi andare ad aprire minimamente la tasca, è già pronto all'utilizzo e anche facile da estrarre. Le altre due tasche sono ovviamente questa, dove troviamo gli strap sulla destra, e poi dopo invece un bel bottone sulla sinistra. Questo permette di aprirla leggermente sul lato, recuperare quello che ci serve e tornare a chiuderla in maniera semplice, e se invece dobbiamo proprio andarla ad aprire completamente abbiamo la sicurezza di avere questo bottone che non si va ad aprire a meno che noi non lo si voglia. Ne approfitto per dirvi due parole su questi velcri. Sono spaziali, sono velcri veramente ben fatti, sono in micro velcro, quindi non sono di quelli grossolani, si vanno ad attaccare perfettamente e nel tempo resistono veramente veramente molto bene. Altra prova che Claw Gear fa le cose veramente veramente bene. E infine questa tasca qui. Questa tasca qui, che fa parte della trilogia della grande tasca, è utilissima perché quando siamo seduti accedere alle altre tasche è molto più complesso. E grazie a questo sistema da seduti possiamo andare ad accedere a documenti o cose che ci serve tirare fuori senza doverci alzare o senza dover cercare di infilare la manina all'interno di una tasca che è molto tirata. Due parole sulla ginocchiera e poi vi parlo dell'ultima tasca di questi bellissimi pantaloni. Oltre ad essere state plastificate e rinforzate in modo tale che comunque anche se non mettete una ginocchiera questa parte sia molto più robusta rispetto al tessuto di cui è fatto il resto del pantalone, è presente sia una tasca interna all'interno, quindi di questa parte qui, dove possiamo mettere una ginocchiera interna, quindi senza che si veda all'esterno, e poi potete notare questi quattro buchini sulla ginocchiera. Questo serve per mettere una ginocchiera esterna, quindi una protezione rigida esterna, e andarla a bloccare su appunto questa parte plastificata della ginocchiera. Veramente ben fatta, non è troppo stanca, quindi è resistente ma morbida, si parla di morbistenza, e sinceramente è fatta veramente veramente molto bene, soprattutto con l'accoppiata del velcro giusto qui dietro che ci permette di fissarla al nostro ginocchio e renderla perfettamente stabile. Arrivando poi all'ultima tasca, troviamo questa tasca qui, ovvero quella subito sopra la fine del pantalone. Può essere paragonata al coltello nello stivale perché ci possiamo andare a mettere dentro un pochino qualunque cosa. Troviamo due attacchi velcro, sempre fatto con il fantastico velcro di Claw Gear, lo adoro sinceramente. È un utility un pochino più bassa in cui possiamo mettere le cose che sicuramente non temono l'essere rovinate e che ci possono venire comode quando siamo per esempio inginocchiati e dobbiamo estrarle. A scanso di equivoci vi faccio vedere come funziona anche lo strap. In fondo è sostanzialmente una bellissima fettuccina che noi possiamo andare a tirare e poi andare a bloccare su questo velcro. Ovviamente qua è andata leggermente fuori perché dubito che abbiate una caviglia piccola così, e però è veramente ben fatta. Il velcro, anche se tirate, non si va a staccare anche quando l'ho attaccato molto molto male. Sicuramente più comoda di quegli attacchi velcro che dopo due volte che li fissate si vanno a sfaldare e non tengono più. Un ultimo lato incredibilmente positivo di questi pantaloni è che non si scolorano. Cosa vuol dire? Io sono abituato con prodotti Invader Gear e a forza di lavarli il pattern della mimetica sostanzialmente perde colore, diventa pian pianino sempre più sciapo. Questo perché in generale questi prodotti non sono fatti per essere lavati tantissime volte. Sicuramente noi che giochiamo soft air li laviamo molto più spesso rispetto a una persona normale. Questo tipo di pantalone è presente anche in questo stupendo
multicam, è veramente molto molto bello, la qualità del pattern tra l'altro è veramente di grande stile e presenta ovviamente le stesse caratteristiche dell'altro. Ovviamente è multicam originale, neanche da dire. È presente anche nel colore nero, che non vi faccio vedere perché tanto non è il nero che vedreste dal vivo. Cosa più importante di tutte, all'interno della confezione troverete anche questo, che è essenziale. Non mangiatelo. Visto che sono dei pantaloni, non ci sarà il War Rage. Vi dirò io adesso nelle conclusioni finali cosa penso e qual è un unico lato negativo che ho trovato di questi pantaloni. Cosa posso dirvi di questi pantaloni? Cosa ne penso io personalmente? Trovo che siano ottimi pantaloni. Hanno una quantità di caratteristiche, di qualità dei materiali, di tutto molto molto alta. Infatti vengono venduti alle forze speciali, gente che fa questo lavoro davvero. Ho solamente due lati negativi che vorrei notificare. Il primo è la pesantezza, tra tantissime virgolette, dei materiali. Ovvero, se giocate d'estate e non siete sicuramente abituati, come le forze speciali vere, a sopportare il caldo, questi pantaloni in particolare, o almeno io ho riscontrato questo, sono un po' pesanti. Sono paragonabili come pesantezza agli Invader Gear, che sono leggeri, quindi sono pienamente consapevole che è una lamentela che faccio io, però d'estate, quando c'è veramente tanto caldo, sento un pochino caldo. D'altra parte, però, d'inverno, se molte persone vi consigliano di mettere sotto una calzamaglia perché potete avere freddo, io invece sto da Dio, quindi nel senso ci si guadagna. In generale tutte le persone che li hanno provati, compreso War, si trovano perfetti. D'inverno magari si mettono dei pantaloni in più se hanno freddo, ed estate stanno da Dio, quindi magari sono stronzo, fatemelo sapere. Ultimo lato negativo, che anche questo in realtà è un lato negativo ma non troppo, è il prezzo. Questi pantaloni costano una fucilata, costano veramente tanto, a mio parere, perlomeno per un paio di pantaloni. C'è da dire però che hanno le stesse caratteristiche dei pantaloni UF Pro, che quelli veramente costano una fucilata e sono fuori di testa, e questi costano quasi un terzo, se non un pochino meno ancora. Quindi anche lì sì, costano, però non costano quanto della roba veramente da fuori di testa. Quindi costano tanto o costano giusto? Fatemelo sapere nei commenti. Per concludere con quello che effettivamente penso, tralasciando questi due lati negativi, questi pantaloni sono fenomenali. Sono veramente ben fatti, potete adattarli al vostro corpo in maniera perfetta e poi stanno veramente tanto bene. Cioè il look che poi prendete una volta che vi siete infilati è veramente molto tattico. Nel gameplay in schedina qui sopra potete vedere il buon War che indossa questi fantastici pantaloni in un gameplay, quindi potete vedere effettivamente come stanno addosso al suo bel culetto e soprattutto farvi un'idea se effettivamente vi piace o meno questo stile. Tutte le volte che parliamo di abbigliamento so che alcuni di voi partono, dicono il resto, noi vi proponiamo questa come un'ottima e soprattutto funzionale alternativa ai soliti pantaloni che trovate in giro, soprattutto per quelli di voi che cercano una qualità eccellente nel vestiario che indossano, perché la qualità, come diciamo sempre, fa la differenza. Bene, qui da Red è tutto, non ho altro da dirvi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi pantaloni nei commenti. Vi ricordo inoltre che oggi è sabato e come tutti i sabati c'è il link del Monopoly Soft Air in descrizione, potete controllarlo e potete trovare qualcosa che vi interessa. Perché il Monopoly Soft Air? Perché mi sponsorizza e mi permette di fare queste incredibili recensioni, quindi sostenete il canale andando a darci un'occhiata. Io vi ringrazio nuovamente, vi ricordo di fare un giro anche dai nostri Instagram, sono lì in descrizione. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry. Oh, you look wrong.